il tuo orologio è svizzero e la tua camicia è hawaiana, le tue vacanze sono turche, marocchine, tunisine. Cittadino del mondo, non rimproverare al vicino di essere straniero. Grazie. Una convivenza che possa trovare il suo fondamento nel confronto e nella mescolanza di culture diverse, anche attraverso la musica, in un giorno di festa. È questa la volontà alla base dell'iniziativa Convivi Arezzo, la manifestazione che sabato pomeriggio ha animato Piazza Zucchi, angolo nevralgico di Saione, quartiere negli ultimi mesi saltato agli onori della cronaca locale per episodi di criminalità e degrado. Saione ha attirato l'attenzione riguardo a varie problematiche, ma ha anche visto il rinascere di una incredibile energia e propositività, secondo noi. E quindi è un luogo dove ci si incontra, dove si può fare festa insieme. E questo è solo, diciamo, il lancio di una serie di iniziative che lavorino sull'integrazione e sulla coesione. Penso, e secondo me è importantissimo, quando ci si trova davanti una persona diversa, di cultura diversa, è importante essere mossi da una curiosità verso l'altro, anche per, invece di avere paura del diverso. Secondo me dobbiamo cercare quella curiosità in noi verso un qualcosa che non si conosce. Dunque un'iniziativa volta a ridar vita al quartiere nel quale vivono cittadini stranieri provenienti da ogni angolo del mondo che per un giorno hanno portato in piazza le proprie radici e tradizioni. Saione è stata sempre un quartiere multietnica, perciò ovviamente la responsabilità è nostra. Se vogliamo una convivenza pacifica dobbiamo essere noi a rispettare gli altri, perciò l'obiettivo fondamentale è il rispetto verso gli altri e collaborare insieme con i cittadini. Visto che io vengo dal Bangladesh, quindi qui ho avuto un'opportunità e quindi sto convivendo con gli altri e sto lavorando e sono contento, sono felice.